C'è un luogo dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno. Un luogo dove i pazienti hanno un nome, non solo un numero. Un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care. Un luogo dove il posto letto è sempre assicurato. È il luogo dove ci sentiamo più sicuri. Casa. Destina il tuo 5 per 1000 ad Ant. La tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore. Amici carissimi, bentrovati ancora una volta con l'appuntamento principe di Manfredonia TV, Piazza del Popolo, la piazza in cui si accendono le tante discussioni anche sulla politica, non solo sulle altre attività, sulle attività economiche, sulle attività sociali, sulle attività ricreative, ma sono tante le discussioni che riguardano la politica che in questi giorni la fa da padrona, perché stanno per essere depositate le liste che parteciperanno alla competizione elettorale regionale. È stato da poco annunciato Fitto come candidato del centrodestra, mentre Emiliano, come ben sapete, è il candidato di una parte abbastanza ampia della sinistra. Poi ci sono anche altri candidati, non ultima la notizia della candidatura del deputato Scalfarotto. Però torniamo invece ai fatti locali, perché dobbiamo introdurre questa volta, ed è un piacere per me farlo, perché si tratta di un carissimo amico da sempre, Cristiano Romani. Ciao Cristiano. Grazie, è sempre un piacere stare qui negli studi con voi, è sempre un'emozione, un saluto anche ai telespettatori e a chi ci segue. E diamoci subito del tu, Vincenzo, perché sennò non so come chiamarti, direttore, abbattiamo tutte le barriere possibili e immaginarie e niente, poi così partiamo subito con la nostra trasmissione. Un abbraccio. Va bene, ti ringrazio per questo. Dicevo, per quanto riguarda questa puntata, abbiamo un neocandidato, oltre che capogruppo in consiglio comunale per l'opposizione, che fino a qualche mese fa era rappresentata da Forza Italia, abbiamo il candidato, neocandidato della Lega, che è Cristiano Romani. Questo passaggio ce lo puoi eventualmente descrivere, un posizionamento che ti vede passare da una forza politica all'altra, però sempre nell'ambito del centrodestra? Ti ringrazio per la domanda, perché paradossalmente è la prima volta che sto esternando il concetto, questo tipo di concetto, dopo quello che è avvenuto nella mia storia politica. Ovviamente è un posizionamento sempre all'interno del centrodestra, nessun tradimento, nessun percorso alternativo e salto della quaglia. Ovviamente la mia storia che mi ha contraddistinto e che mi contraddistingue, insomma, è pacifico questo concetto che sto esternando. Sto invece, ovviamente, devo precisare un passaggio fondamentale che è avvenuto negli ultimi anni delle mie vicende politiche e personali. Ho concluso un periodo bellissimo con gente splendida all'interno del gruppo di Forza Italia, ho avuto un gruppo consigliare granitico che mi ha seguito in tutte le vicende, sia nel bene che nel male, ma penso più nelle vicende del bene, perché quando siamo stati sul pezzo, per così dire, a combattere il malcostume, il malgoverno della sinistra a Manfredonia, del governo di centrosinistra, nessuno ha mai indietreggiato davanti a nessuna situazione.
E questo ha fatto sì che ovviamente mi sono sentito protetto. Lo stesso posso dire anche per il circo, per la gente che frequenta ancora e che sta nel circolo di Forza Italia. Che cosa è successo? È successo invece che è terminato dentro proprio di me un passaggio storico vero e proprio. Avevo l'esigenza di rapportarmi con degli interlocutori al di sopra dello steccato che ci vedeva nell'orticello. Forza Italia oramai non aveva più rappresentanze granitiche a tal punto da poter incidere sul territorio provinciale e non solo quello regionale. Emblematico è stato anche la campagna elettorale dove nessun leader nazionale più scendeva nel nostro territorio, non eravamo ascoltati ai vertici e si era creato un vero e proprio cerchio magico intorno a due o tre persone, quindi molti passaggi non venivano nemmeno più discussi, ci arrivavano solamente per, come Va dicono i bene, latini, redatta Cristiano, refero. evitiamo di Sì, continuare con sì, sì. questo, anche perché non serve, visto No, hai fatto che la domanda, ho adesso. risposto quindi solo per quello, No, hai fatto bene. Però solo per quello. dicevo, adesso invece hai aderito da qualche Sì. tempo, da qualche settimana alla Lega, il tuo nuovo partito, il tuo nuovo riferimento politico, sempre nell'ambito del centrodestra, e hai annunciato da poco, non ancora Le in via liste del tutto ufficiale, non però sono state depositate, quindi però hai stiamo annunciato lì. la tua Sì, candidatura sì. in consiglio regionale, per il consiglio regionale. Però prima di parlare della tua candidatura per il consiglio regionale, vorrei da parte tua un passaggio su questi anni di consigliatura, sul tuo ruolo e sul tuo percorso all'interno della opposizione politica rappresentata da Forza Italia, e soprattutto anche un riferimento a quella che è l'attuale situazione del comune di Manfredonia, dell'ente comunale città di Manfredonia. È un ente che sta, sai, sotto gli occhi di tutti, il disastro economico che le varie amministrazioni che si sono succedute negli anni addietro hanno cagionato alla nostra bellissima città. Certo, non è attribuibile solo ed esclusivamente alle ultime amministrazioni, ma vengono probabilmente proprio dal 2000 in poi, dall'istituzione del contratto d'area in poi. Ci sono due o tre passaggi che sono sconosciuti alle persone, sono molto sconosciuti alle persone, ma che hanno creato il vero disastro economico a questa città. Dai, allora ci stai incuriosendo, Sì, per cui parliamo di questi due perché passaggi. due passaggi fondamentali, anzi ne sono tre. E mi servirà un po' di spazio, però è la verità dei fatti, in virtù della È visione tutto privilegiata. a tua disposizione lo spazio. Grazie, in virtù proprio di una visione privilegiata che avevo, poiché ero presidente della Commissione Bilancio e Partecipate, ho potuto constatare innanzitutto il disastro, come l'abbiamo visto tutti, economico e quindi il grande debito accumulato dall'ente, dovuto sostanzialmente ad una legge, a un decreto legislativo del 2016 che ha riorganizzato il bilancio rispetto a quello che era il passato. Sto parlando dell'accertamento dei residui attivi, dei residui passivi. Bilancio consolidato che non era più facoltativo, ora diventa obbligatorio. L'armonizzazione dei bilanci, che sono tutte leggi, la legge Madia che ha riorganizzato pure le partecipate, e sono tutte situazioni tali che hanno messo ordine praticamente agli enti rispetto alla confusione che c'era al passato. Quindi le poste dovevano essere necessariamente certificate. Se io avevo una spesa corrente e la chiamavo con un certo acronimo, lo dovevo trovare sia, che ne so, nell'ASE, sia nel bilancio dell'ente comunale, sia la devo trovare oggi. Invece prima si raccoglievano soldi per poi andarle a destinare a situazioni che non erano deputate. Ti riferisci alle anticipazioni di tesoreria? Certo, assolutamente. È stato un atteggiamento cronico adottato dall'amministrazione nel ricercare liquidità sistematica che in realtà l'ente non aveva. Se la società è deputata a prendere soldi sulla tassa dei rifiuti aveva una previsione di entrate di 2 milioni di euro, però poi effettivamente con l'esecuzione se ne recuperavano 1 milione. L'anticipazione di tesoreria su 2 milioni di euro comportava degli interessi spaventosi che si sono accumulati nel tempo, senza trascurare un dato fondamentale che attualmente è attenzionato dalla Corte dei Conti. Noi abbiamo milioni di euro
che sono stati trattenuti inopinatamente dalla società di riscossione precedente, che ha preceduto e che ha preceduto anche con il fallimento. Paradossalmente non ci siamo nemmeno insinuati nel fallimento, noi abbiamo perso anche i titoli di Gema, i titoli erano quelle cartelle che avrebbero potuto darla alla società successiva per poterla poi trarre il vantaggio per recuperare, ecco, il credito. Facciamo riferimento a questo piano di riequilibrio che a suo tempo fu voluto proprio da Riccardi, certo. Voi come avete proseguito fin quando poi non c'è stato lo scioglimento del Consiglio Comunale a seguito delle dimissioni dello stesso Riccardi? Allora, ci sono due passaggi da ricordare. In realtà è successo che il sindaco Riccardi non aveva più la maggioranza. L'opposizione eravamo andati in 11 e si buttava il bilancio. Ricordo a me stesso che per un ente va a casa, tutta l'amministrazione va a casa quando non hanno i numeri né sul bilancio di previsione né sul bilancio consuntivo. Per tutto il resto invece si può anche rabbattare e andare avanti, nonostante i numeri non ci sono per una maggioranza. Nel frattempo, da gennaio era iniziato l'altro tipo di percorso, cioè quello della commissione che stava facendo le proprie indagini sulla questione delle presunte infiltrazioni. Oggi si parla di infiltrazione, l'amministrazione è andata a casa perché non aveva più numeri, non perché è sopraggiunta poi il prefetto Di Ferro con la commissione prefettizia che ha provveduto allo scioglimento per mafia. Cioè, dobbiamo ricordare che è un'amministrazione che non aveva più numeri, è un passaggio successivo, oramai non eravamo più consiglieri comunali e c'è stato questo ulteriore... Quindi stai a dire che qualora avesse avuto i numeri comunque ci sarebbe stato poi lo scioglimento, si sarebbe andato a casa lo stesso per mafia. Ok, va benissimo. Quindi a tal proposito è bene ricordare anche la mancanza strategica che hanno avuto le amministrazioni precedenti. Noi dobbiamo ricordare che nel 2000, stiamo parlando quindi di altri sindaci, Principe, Campo, Riccardi, hanno gestito uno strumento strategico che è il piano regolatore del mare delle coste. Stiamo parlando appunto di piano delle coste, dove addirittura non sono stati capaci, secondo me quello strumento non l'ha detto nessuno, perché fu votato con valenza a tutta valenza A. Che cosa prevedeva? Cioè, nessuno ha previsto la fruibilità che la costa poteva avere rispetto al luogo che si trovava lo stabilimento balneare. Quindi oggi ci troviamo con dei canoni pazzeschi perché siamo considerati come la Riviera Romagnola. C'è un albergo, una strada e la fruibilità più facile per il turista per andare a mare. Non si è considerato invece che noi avevamo, ad esempio, penso alla Riviera Sud, dove c'è lo stabilimento e poi c'è una statale, e c'è la Valenza B che avrebbe permesso, ad esempio, di pagare meno tasse per gli stabilimenti, che oggi ovviamente piangono una crisi forte, oltre a quella del Covid, dello distanziamento sociale. Ma noi pensiamo che il settore è andato in crisi perché i canoni sono triplicati, in maniera esponenziale. Non si è tracciata la linea del fronte mare rispetto a quello del demanio comunale, che avrebbe permesso di allungare verso la cittadina il territorio da poter edificare e quindi dare più spazio alla cubatura e quindi alla infrastruttura da poter donare poi agli stabilimenti. Ma ci troviamo direttamente con l'arenile da dover gestire e quindi con una linea di fronte mare molto più stretta. Ma poi ci sono tante altre cose, cioè non vorrei andare ora Cristiano, vorrei soffermarmi invece, giusto per concludere anche l'argomento collegato al vostro lavoro di opposizione, assieme alle altre forze politiche, certo, che facevano opposizione durante l'ultima amministrazione con Riccardi Sindaco. Tu ritieni che questa amministrazione sia caduta sulla questione della gestione tributi o ci sono altri motivi che possono aver influito? No, perché la questione della gestione tributi ha tutta un'altra storia a sé. Quello è praticamente stato un contratto capestre posto in essere nei confronti dell'ente che ha dettato una catastrofe totale. Cioè, mi riferisco al fatto che gestione tributi altro non ha fatto che i propri interessi di un'azienda, di dover andare a recuperare
di prendere un appalto, vincerlo. Ovviamente, essendo una, non è una partecipata del dell'ente stesso, ma tuttavia avevamo l'amministratore, ogni 5 anni venivano nominati dall'amministratore in consiglio di amministrazione, quindi la presidenza, dal comune stesso. Bene, io non comprendo il motivo per cui, ad esempio, è stato firmato un contratto con un aggio del 6%. Un aggio del 6% che è spaventosamente, è spaventoso, è alto, che è andato a ricadere sulle tasche dei cittadini, senza sapere poi che alla scadenza di questo contratto si è aperto un contenzioso tra gestione tributi e l'ente comunale, dettato dal fatto che ovviamente i titoli erano in possesso della società, che la società noi siamo stati capaci di prorogare, e l'abbiamo fatto per senso civico di dovere nei confronti della nostra città, cercando di dire andate ancora al recupero di quelle somme, perché sennò l'ente va veramente con le casse a disastro, e l'abbiamo fatto però facendo abbassare un aggio, portandolo dal 6 al 3%. Questa è una cosa che la città non l'ha percepita, ma chi oggi è andato a pagare le tasse le paga, la tassa rifiuti la paga con un aggio molto più basso, però purtroppo noi potevamo essere poco efficaci, perché questo contratto viene da lontano e solo oggi che non c'è più, ovviamente i prossimi che arriveranno dovranno cercare di tutto, di trovare la situazione più appetibile possibile e meno dispendiosa per le casse dei cittadini, parliamoci francamente. Quindi un contratto del genere non deve avvenire più, perché insomma poi te lo trovi sul gruppone per anni e anni. Bene, Cristiano, come la immagini la Manfredonia del domani, partendo da questa tua candidatura che sarà ufficializzata fra qualche settimana, e soprattutto come la immagini questa città, soprattutto se si dovesse verificare un vero e proprio cataclisma politico, in virtù anche del fatto che, come hai detto e sottolineato, per 25 anni hanno amministrato sempre le stesse forze politiche, ed è arrivato chiaramente il momento di sperare da parte della città in una reazione alternativa rispetto a chi ha amministrato finora. Questa è un'occasione da non perderci, questo è un invito che faccio da subito alla cittadina, alla città che amo e al territorio. I dati sono confortanti, sia i dati della Lega, che costituisce ad oggi il primo partito della coalizione, Fitto, Lodano, vincente, quindi ci sono delle percentuali molto importanti. Al di là di quello, io non vado a vedere che cosa vanno a fare i miei avversari. Una cosa è certa, che oggi io ad esempio proprio in questo partito ho trovato ampio respiro e colloquio con gente che sono già vicepresidente in pectore in caso di vittoria del presidente Fitto. Ho degli ottimi rapporti con Nuccio Altieri, l'onorevole Nuccio Altieri, persona squisita, interloquisco, parlo, mi sento sistematicamente con Casanova, l'europarlamentare. Che cosa penso per il mio territorio? Penso che che Fitto sia una persona spendibile, per bene, e che ha già dimostrato di avere amore per la Capitanata. Ricordo che nella sua ultima presidenza avevamo l'assessorato al bilancio e alle infrastrutture urbanistiche, all'epoca era Ruocco e Sant'Agnello, sì. E significa che ha avuto sempre l'atteggiamento giusto e il riconoscimento, cosa che non è venuto invece per la Capitanata con la giunta Emiliano prima, Ventola dopo. Ma al di là del campanilismo e delle bandiere, delle etichette che abbiamo, delle casacche che dobbiamo indossare e che dobbiamo indossare, mi piace ricordare ad esempio che ad oggi, in assenza totale di liquidità, una certa fruibilità economica la devono garantire gli incubatori di impresa. Ad esempio parlo della mia esperienza piccola, il mio studio legale io l'ho fatto con fondi europei. L'ho fatto accedendo ai fondi europei, ho fatto una domanda e tutto. Vorrei stimolare gli amici, così sto facendo, non più a parlare del posto di lavoro, mi dai il posto di lavoro, poi mi raccomando se ti voto. No, ora c'è un entusiasmo diverso. Innanzitutto c'è un voto d'opinione. Cristiano, io ti voto perché sei una persona che stai per strada. Cristiano, io ti voto perché ti sei fatto da solo, sei un avvocato da strada. Cristiano, io ti voto perché ti conosco, perché mi stringi la mano, ci vediamo, e puoi essere nervoso un giorno, il giorno dopo invece io ti ascolto e ho sempre ascoltato. Questa cosa ha fatto sì che oggi ha calamitato su di me un voto di opinione. Dove mi porterà non lo so. Di certo sono consapevole che nel territorio e nella mia città, che spero e sono convinto mi darà un grande consenso, una grande spinta
per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo, un obiettivo che è alla portata, perché la Lega, parliamoci francamente, noi non ci stiamo nascondendo, andiamo a due seggi, è il primo partito, poi Dio vedrà, chi vedrà questa, la prossima competizione elettorale, non sappiamo come andranno a finire le cose, una cosa è certa, che oggi un dato è comportante. Quindi puntiamo innanzitutto su di uno schema e di una squadra all'interno della quale siamo tutta gente spendibile, per bene, non siamo in odore di incandidabilità, nessuno ha fatto mai un processo penale, nessuno ha fatto mai, è stato destinatario di un avviso di garanzia, ognuno vive del proprio lavoro e viva Dio partiamo tutti alla stessa base. Certo, ho alzato l'asticella del consenso e dell'aspettativa. Gli altri candidati? Parliamo di potenziali, parliamo di Miranda, del sottoscritto, parliamo di Trombetta su Cerignola, parliamo di Joseph Splendido su Poggia, parliamo di Natale, parliamo ora c'è. Quindi anche tu ritieni di avere delle ottime chance per... Io ritengo allora io vivo di sensazioni, di spinte, di emozioni. Se non ho queste cose qui, io non ho lobby alle mie spalle. Questo è stato il motivo per cui mi ha anche indotto. Chi ha visto come mi sono comportato e che cosa ho fatto all'opposizione, come ho condotto la mia campagna elettorale. Io ti ricordo e ricordo agli telespettatori che ringrazierò sempre in una competizione elettorale dove ci vedevano appianamente sbilanciati con le cassaforti di voti che poi sono state descritte nella relazione antimafia. E quindi sono stato destinatario di 5.600 voti, 1.800 voti disgiunti, cioè gente di sinistra che ha inteso votare la mia persona. Noi ripartiamo questo, da lì. Questo è un riferimento a quando eri candidato sindaco. Ah sì, per chiedo scusa, non so se l'ho detto il passato, sì, mi riferisco a questo. Quindi, forse no, quando non lo abbiamo ricordo. Fatto quell'esperienza, quando io feci quell'esperienza, la feci con il circolo, con gli amici, tirando su fui l'unica persona in un centrodestra disastrato, dilaniato, con lotte intestine a mettere tutto insieme, il centrodestra insieme a fare un laboratorio politico. Ricordiamoci che all'epoca Schittulli, Adriana Poliportone andavano tutti quanti, ognuno per i propri campi, vagando, e abbiamo consegnato a Emiliano la regione Puglia, ok? Invece questa volta il centrodestra è unito, ha fatto una sintesi su una persona spendibile, e quindi oggi l'occasione ghiotta, non voglio considerare, ma lo dico, e nemmeno tanto a degli stretti, che c'è il PD oggi è di Italiano, Scapparotto si presenta con un parterre di partiti sempre di sinistra, distaccato dall'unica sigla che porta Emiliano, Conca è un fuoriuscito dei 5 Stelle, cioè oggi veramente abbiamo un'occasione d'oro, dobbiamo solamente schiena dritta e pedalare, andare veramente avanti a cercare il consenso e non sbagliare ovviamente una volta che la gente ci darà il consenso. E quindi parliamo di te, il tuo ipotetico programma, quali sono eventuali idee che porterai o porteresti in consiglio regionale qualora questa partita ti riuscisse e questa candidatura portasse ad un'eventuale elezione? Il programma, ovviamente ci sono delle macro aree che dovranno essere prese in seria considerazione per il nostro territorio. Il programma nostro è il nostro territorio, viabilità. La viabilità del nostro territorio è, non dico pari a zero, ma voglio pensare una persona che voglia andare a fare il bagno a Biesse, ne parlavamo con gli amici a mare, che parte da Cerignola deve andare a Biesse, si fa una Cerignola Manfredonia, poi fa una tangenziale comoda, arriva mattinato a due gallerie e ritorna poi nelle curve, e quindi arriva dopo due ore facendoci una Manfredonia Cerignola, dove sistematicamente porta dai 3 o 4 morti all'anno con incidenti stradali. E quindi il problema della viabilità in Capitanata è serio, i monti danni con le gelate, con le nevicate, si bloccano i paesi non sono più collegati tra di loro, smottamenti, frane, ed è un problema serio. Quindi il programma qual è? Non è tanto il programma quanto di portare a distanza seria, convincente del territorio,
Il programma quale sarà? Quello di andare in consiglio comunale, in consiglio regionale, devo iniziare a realizzare la cosa perché oramai sono tediato dai vecchi schemi, in consiglio regionale e battere i pugni, ma in maniera seria, sulle infrastrutture, sull'apertura dell'aeroporto di Capitanata, che non può essere abbandonato. È inaudito che un paese di 170.000 abitanti, con un indotto di 300.000 abitanti, con il Basso Molise che è di rafforzo alla situazione numerica di popolazione, possa essere orfana di un aeroporto, senza parlare poi dell'ospedale che volutamente, della situazione ospedaliera, che volutamente io in pieno Covid ho evitato di parlare, perché sennò rappresentava di per sé una vera e propria speculazione su ciò che stava avviando. Chiunque ha parlato dell'ospedale e su quello che poteva fare con l'apertura di terapie intensive, con i poteri che ha fatto terapie intensive, hanno annunciato aperture di reparti, ventilatori. Noi siamo stati solamente fortunati. Noi siamo stati solamente fortunati e graziati. Il Covid non ci ha colpito più di tanto e quindi noi non eravamo nemmeno in grado, Vincenzo, noi non eravamo nemmeno in grado di poter fare un semplice tampone. Noi oggi, se io dovessi scoprire se sei positivo o meno, e ti dico ti senti male, hai un giramento di testa, hai la febbricola, dobbiamo dire, lo sai dove lo fai il tampone? Cioè lo fai a San Marco in Lamis, cioè noi abbiamo i kit, noi hanno aperto le tende triage solo per dare l'impatto fuori. San Marco in Lamis dove ci sono altri, c'erano altri focolai. C'è stato il focolaio, però per avere un parlossamento non siamo attrezzati, cioè come combattere, noi stiamo parlando di tamponi, non puoi parlare di ventilatori e di terapie intensive, che significherebbe costi stratosferici. Quando Emiliano parla e dice abbiamo tutto sotto controllo, che cosa è tutto sotto controllo? Noi siamo stati graziati dai santi medici, che oltre ad essere santi medici, sono stati anche medici di noi stessi, che il Covid non è arrivato, che noi non eravamo attrezzati. Immaginati Manfredonia, paese di 60.000 abitanti, indotto, se succedeva qualche cosa. Quindi tu ritieni che la Puglia non sia stata colpita dal virus, altrimenti sarebbe stato drammatico. Era un disastro, perché noi siamo privi di terapie intensive. I posti che prevede San Giovanni Rotondo e Monte San Giovanni Rotondo e Foggia, tu devi Cerignola, non è uno Covid, quindi tecnicamente ti dovevi attrezzare. Cioè porre in essere una serie di protocolli per adottare, noi non eravamo pronti, noi non eravamo assolutamente pronti. Se non ce l'ha fatta la sanità Lombardia, perché lì è sfuggita di mano la situazione, quindi le morti sono state veramente tante e anche i cimiteri hanno dovuto incenerire le salme, è successo il casino. Qui c'è stato un caso che lo stiamo esaminando con il mio lavoro, dove addirittura una persona è entrata, do una chicca, è attenzionata questa cosa qui, è entrato in un ospedale, becca una, devo stare attento come parlo, becca un'infezione, ritorna nell'ospedale, ritorna in un altro ospedale di Capitanata, per una questione di privacy non posso dire quali sono gli ospedali, quali sono, no, la persona, no, perché, per poi andarla a prendere i genitori morto per Covid. Cioè siamo arrivati al punto che la gente era da morire entrando in ospedale, non l'ha preso. Stiamo parlando di 4 casi a Manfredonia. Immaginati tu se succedeva qualche cosa che è successo in Lombardia, Lodi, Brescia, Milano. Quindi quando si parla di determinati argomenti, io non mi sono mai permesso di dare la soluzione. Va bene, quindi però, tu vuoi evidenziare che anche per quanto riguarda il discorso sanitario, chiaramente la Puglia deve rivedere completamente. Ma noi abbiamo la sanità più indebitata, tra le sanità più indebitate d'Italia. Non so se il dato è ancora quello, non vorrei sbagliare, però mi assumo una responsabilità, superiamo solo la Calabria. Stiamo parlando, insomma, di una regione che sta cercando di ripartire, seppur con difficoltà, però ripartiamo. Noi abbiamo, insomma, sappiamo il baraccone politico. Quindi tu parli di una situazione molto critica e quindi particolare, che chiaramente fa parte di quello che è il programma, diciamo, del centrodestra per ritornare a governare in consiglio regionale, ritornare a governare la regione Puglia e quindi per mettere mano di nuovo a quello che è il problema della
sanità stessa pugliese. Ma quello della sanità di mettere mano per quel che sarà possibile, perché poi bisogna vedere se a quello che è stato il riordino del piano ospedaliero, che non prevedeva dei tagli, ma bensì ti dava degli step che tu dovevi cercare di raggiungere. Se non avevi quei numeri, chiudevi, senza tener conto però dell'orografia del territorio. Come stai organizzando la tua campagna elettorale? Siamo ancora all'inizio, però credo che vi sia qualche idea da parte tua per coinvolgere eventuali nuovi elettori, oltre quelli che già ti conoscono e hanno apprezzato il tuo impegno. Questa è una campagna elettorale che con lo staff della comunicazione abbiamo analizzato insieme e sui generis rispetto al passato. È strana, poco tempo d'estate con il caldo, stabilimenti balneari e locali notturni. Beh, poco tempo, però credo che ce ne sia di tempo a disposizione, sì, tutto luglio, tutto agosto. Sì, sì, però mediamente erano sempre a ridosso delle primavere, quindi dovevi aspettare la Pasqua, la Pasquetta. Si farà campagna elettorale nei lidi, nei luoghi di villeggiatura. Più che luoghi di villeggiatura, si farà la campagna elettorale nei locali. La sera bisognerà stare in mezzo ai giovani. Quindi si apre uno scenario nuovo. Chi sarà capace di parlare ai giovani? Quindi i giovani a quell'ora, chi sta male vuole fare il bagno e a quell'ora stanno davanti a un cocktail. Quindi bisognerà trovare il sistema per poterli coinvolgere su questo aspetto. E sono privilegiato perché non faccio vita notturna, ma fisiologicamente sto nella movida per dove abito, per dove lavoro, quindi sono sotto questo aspetto, è il mio partner. Quindi naturale. Stai già pensando dal punto di vista organizzativo in che maniera muoverti per quel che riguarda la campagna elettorale? Bisognerà parlare innanzitutto devi capire chi è il tuo interlocutore sempre, ed è normale che alle famiglie vorrà ascoltare determinate situazioni. Ma come torno a dire, sarà una campagna elettorale particolare, perché questa volta non ci saranno le solite riunioni dove tu cercherai di dare la pizza di turno, quelle cose che sono di uno squallore unico, ma bisogna stare la gente. Quindi chi non è mai stato con i giovani penso che avrà qualche problemino questa volta, perché insomma parlare a certe fasce devi... Ma tu Manfredonia la vedi capace di seguire con attenzione queste proposte nuove, queste proposte alternative rispetto alla solita riscaldata minestra? Secondo me sì, perché noi, noi ora siamo condizionati dal fatto che siamo a Manfredonia, e quindi, però questa è una campagna elettorale che si svolge a San Giovanni, San Marchellani, San Severo, Lucera, l'ospedale, abbiamo parlato degli ospedali, non trascuriamo il Masci, il Tatarella, il San Camillo dell'Elis. Il problema di fondo è che bisognerà necessariamente allargare un orizzonte pari a quella che è tutta la capitanata. Ci sono ovviamente i social che aiutano e che accorciano le distanze, ci sono le sponsorizzate, ci sono i 6x3, la solita di strumenti, ma la cosa fondamentale è girare il territorio contatto per contatto. Il contatto umano sarà fondamentale. Manfredonia, ritorno sulla domanda, come la vedi? Io dico sempre, Manfredonia quando vuole ti castiga, sa votare, abbiamo espresso onorevoli, senatori, consiglieri regionali di destra e di sinistra, stavamo commentando prima che accendevamo le telecamere, la Lega, non la Lega, come mai? La Lega, sappiamo che è una condizione diversa alle europee, ma Manfredonia ha dato 4.700 voti. Ora, quindi è una Lega che si lega? È una Lega che si lega, non lo so, però certo sono delle persone che hanno, ci sono 4.700 persone a Manfredonia che hanno votato Lega, cioè non significa che sono 4.700 persone che voteranno Romani. Certo, chi vorrà votare Romani, lo ringrazio già da adesso, sarà indispensabile mettere scrivere il cognome, perché questa è una competizione elettorale bellissima, la più dura in assoluto. Non ci sono liste bloccate, non è il solito porcellum dove se passa vanno i soliti a sedersi. Io sono contrarissimo ai vitalizi, contrarissimo alle liste bloccate, contrarissimo agli onorevoli che dormono la sera prima, la mattina si alzano, prendono il caffè e sono già seduti in Parlamento. Questa è una competizione elettorale che più sul partito si punta sulla persona. Sarà
fondamentale scrivere vicino al partito di preferenza il cognome della persona, scrivere Romani, altrimenti sfugge il consenso. Questo è l'invito che faccio sin d'ora all'elettorato, a chi intenderà gratificarmi con il proprio consenso, però sarà fondamentale ovviamente scrivere il cognome. E io sono convinto che Manfredonia ancora una volta, che l'Accademia della Politica saprà dimostrare la sua università della politica. Noi ricordiamo che in silenzio qua abbiamo espresso anche dei senatori, senza nessun manifesto, cioè la gente quando deve scegliere sa fare distinguo, ti sa anche bastonare, ti sa anche castigare. Quindi sei fiducioso assolutamente nella risposta. Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene. Sarà la mia città e lo ha fatto già la scorsa volta e sono convinto che anche questa volta mi gratificherà del proprio consenso. Cristiano, io ovviamente non posso che dire in bocca al lupo per questo. Viva il lupo, viva il lupo. È il tuo impegno, il tuo nuovo impegno dal punto di vista politico. Condivido con te il viva il lupo, perché dobbiamo proteggere i nostri animali, anche perché sono parte della nostra società, della nostra umanità. Dare consenso a questo punto credo possa essere il tuo obiettivo, ottenere consenso in particolare. Noi ovviamente ti ringraziamo per la grazie tua presenza. Grazie a voi, sempre un piacere, grazie a voi, grazie a te Vincenzo. Vabbè, vorrà dire che avremo modo di parlare durante questa estate cosiddetta rovente per parlare anche della tua candidatura. Un'ultima domanda, facciamo la domanda a Cristiano Romani, uomo della strada. Cosa prevedi nell'ambito del centrodestra, che è la tua parte politica, a Manfredonia per quel che riguarda i risultati? Allora, non ti chiedo di fare dei nomi, assolutamente. Consenso elettorale per la tua parte politica, intesa come coalizione di centrodestra. Innanzitutto spero che passi i Romani, quindi la speranza è quella che insomma il sottoscritto riesca a fare una performance importante, perché come ho detto prima, è un'asticella che si è alzata, quindi sicuramente è una competizione elettorale più dura, però insomma oramai alla soglia di 50 anni e di qualche campagna elettorale fatta in nome per conto di altre persone e sul sottoscritto, quindi abbiamo fatto comunali, le provinciali, abbiamo fatto il candidato a sindaco, ebbene insomma è un privilegio già essere qui a giocarmela con una squadra spendibile e un centrodestra unito che sicuramente con queste percentuali darà conforto, però Vincenzo dobbiamo giocarcela facendo la partita. Le partite non si vincono tatticamente prima che si dice, perché poi palla a centro, inizia la partita e tutto può succedere. Allora io non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora di parlare, di continuare a fare quello che già sto facendo e che poi faccio sempre, perché insomma chi mi conosce mi trovo a girare in bicicletta, in macchina, a piedi, camminando. Io so che sei un grande sportivo. Ti ringrazio, anche se in questo periodo il Covid mi ha devastato con 5 kg in più, ma ritorneremo alle nostre bellissime gare, come mi ricordo quando ci siamo già visti qua a parlare del passatore per la 100 km, quindi sì. Ora sembrano quasi un sogno, a pensare che l'abbiamo fatto l'anno scorso, la Firenze-Faenza a piedi. Quindi ecco, ad esempio, mi piacerebbe proprio riportare questo senso sportivo di appartenenza alla città, una città più smart. E per essere smart non mi riferisco necessariamente al pannello fotovoltaico, ma alle nostre bellissime competizioni. Ci sono tante gare per poter aggregare, per poter portare gente nel nostro territorio. Penso a un sogno che si verificherà quando prima, a chiudere un circuito di una gara, di una 100 km mistica, la chiamo, che colleghi la Valle dell'Inferno, dove c'è stata le stimmate, a San Camillo dell'Ellis, unire Monte Sant'Angelo, San Michele, Arcangelo, riscendere giù per Manfredonia.
le 3M da mattinata pure Manfredonia Monte mattinata e unire in un unico percorso con ovviamente aggregazione e coinvolgimento di proprio del territorio che io il passatore è un sogno perché ogni paese che passi nei 100 km ogni 10, 15, 20 km è sempre una festa, è sempre una festa, è tutta una partecipazione. Bene, si serve un po' di sensibilità anche La sotto tua questo attività di aspetto. volontariato continua? Continua, abbiamo festeggiato i 20 anni di, perdonatemi, no, sì, i 20 anni dell'associazione Gargano 2000, che conosci benissimo perché insomma Certo. tu stai in un'altra associazione prestigiosissima. E un'associazione che oggi mi pregio di essere vicepresidente, lo sono stato in occasione di quando eravamo la sigla FISDIR, Federazione Italiana Sport Disabili, andai a votare all'epoca Pancaldi a Roma, a Tivoli, e ho avuto l'onore di stare in una famiglia bellissima di società dove hanno fatto del volontariato una propria missione. Lì non c'erano gli abili, diversamente abili, era una competizione, si grandiva, ti ricordi le famose finali nazionali di pallacanestro, tra Monte e Mattinà, tra Monte e Manfredonia, e quindi finali nazionali. Ebbene, noi dobbiamo partire da queste cose qua, da queste iniziative, perché poi si muove un indotto, si muove un circolo virtuoso che porta benefici, benessere e soldi, perché insomma si costituiscono cooperative per poter andare di mese in mese nell'organizzazione di eventi sportivi. Va bene, Cristiano, di nuovo grazie per la Grazie a te, tua Vincenzo. Grazie a te, presenza, molto Vincenzo. qualificata. Grazie. Noi ovviamente salutiamo Cristiano Romani, candidato della Lega per fitto presidente, e vogliamo ovviamente rinnovare l'appuntamento alla prossima occasione. Un saluto a tutti. Arrivederci a tutti, alla prossima. C'è un luogo dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno. Un luogo dove i pazienti hanno un nome, non solo un numero. Un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care. Un luogo dove il posto letto è sempre assicurato. È il luogo dove ci sentiamo più sicuri. Casa. Destina il tuo 5 per 1000 ad Ant. La tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore.